Gianzia, avevo contattato in latino, ma la decisione di avere le lezioni in latino non è ancora la decisione per l'anno prossimo. Stiamo concludendo 8 bellissimi giorni. Durante questo tempo davvero eccezionale abbiamo ascoltato tanti canti bellissimi che svelano la profondità e la grandezza del mistero del Natale. La mia prima parola è per ringraziarvi del contributo proprio dei 28 gruppi che hanno cantato. Avete mostrato la diversità e la ricchezza dei vostri talenti, la ricchezza di una comunità universitaria internazionale che rivela come in diversi luoghi e in diversi tempi l'evento di Betlemme ha toccato intimamente le vite e le culture umane. Grazie di cuore, grazie tanto a voi tutti per questa testimonianza di che cosa succede quando l'allegria e il fervore si congiungono nei cuori e nelle voci. E la mia seconda parola è per augurare a ciascuno e ciascuna di voi una bella e allegra celebrazione della nascita del Signore, del nascere di Dio nel nostro mondo e nelle nostre storie. Durante questa santa notte potremo ricordarci ciò che abbiamo vissuto durante questi ultimi giorni e condiviso, pensare agli uni o più degli altri e chiedere al Signore che faccia di noi che possiamo portare a tutti pace e fiducia, gioia e speranza, indicando col dito della fede la stella che guida i cercatori di Dio. Buon Natale a tutti e al 7 gennaio alle 12:15 per scambiarci i nostri auguri di buon anno 2013.